ciao a tutti. Allora, c'è un tag che sta spopolando il web e il tag è Cosa mi piace di te, sperando di non sbagliare il titolo, visto che ogni titolo lo sbaglio. Ok, inizio subito perché la lista è lunga. Un attimo, mi sposto il computer. Comunque vi lascio tutti i link e le domande sotto al box informazioni. Vorrei ringraziare Lucy Denostar, il link sempre sotto in giro che parte, e la vorrei ringraziare perché mi ha citato nel suo video lo stesso, insomma, questo tag tra le scoperte, e mi ha definito una ragazza molto simpatica. Io la ringrazio di cuore, per me non lo so, grazie veramente, grazie grazie grazie. Non me l'aspettavo, quindi è stata ancora più bella la cosa. Iniziamo subito. Allora, uno, con chi fareste cambio di capelli qua su YouTube? Allora, prima cosa, i miei capelli mi piacciono, anche se sono un po' ogni tanto crespi, ogni tanto un po' indomabili, però diciamo che mi piacciono e mi sto facendo crescere. Ma se devo scegliere, siccome io amo i capelli corti, cioè mi piacciono i capelli lunghi, ma amo i capelli corti, mi piacciono tantissimo, tutti questi tagli assurdi, strani, mi piacciono da morire. Quindi io vi dico un canale di una ragazza americana, se non sbaglio, vabbè, il nick è Socollum 79, comunque vi ripeto, tutti i link sono sotto. È una ragazza molto bella e ha sempre dei tagli corti, stranissimi, super colorati, e a me piaceva come li portava un po' prima, che aveva questa frangia che poi la metteva a cresta, tutta colorata, era fantastica, e la seguo anche con, diciamo, tutorialist, mi piace tantissimo. 2. Quali sono i video che guardi per primo? Allora, sono tantissimi, ma io vi dico insomma, i principali. Allora, il primo è Nunu Viola, e quindi è Nunu Nunzia e Antonia, quindi 04. Perché vabbè, loro sono le mie amichette, quindi mi piace tantissimo seguirle, sono interessanti. Poi Zombie Chiara, io mi diverto troppo a guardarla. Elena Estred è bravissima e mi piace tantissimo. Gli Angeli, perché è anche lei una mia amichetta, però è anche lei bravissima. E Miss Frizzantina 87. Marilena è favolosa. So che ripeterò, vi dirò sempre le stesse parole, ma è quello che penso. Marilena ha sempre qualche novità da farmi scoprire, qualche cosa da consigliare, e poi nei suoi modi di fare è favolosa. Poi 3. Chi ha uno stile che ti piace? Allora, uno stile che mi piace è Fly 80 Full. È una ragazza che faceva video tanto tempo fa, adesso le sta iniziando a fare, dove fa video di moda, di accessori, insomma, abbigliamenti, tante cose. E mi piace tantissimo, e io appena, diciamo, è una delle prime che ho iniziato a seguire. 4. Una guru che ami e che vive in un paese diverso dal tuo. Vabbè, Socorum 79, quella lì, fantastica. E un'altra ragazza che mi piace molto è una ragazza tedesca, e il suo nick è Nosebleed Baby. Fa video tutorial sia con le scritte in inglese che in tedesco, e mi piace molto il suo stile, mi piace veramente tanto, quindi wow, mi piace. Poi 5. Di quale recensionista sai di poterti fidare? Allora, Nunu Viola, mi fido, come mi fido di Elesia o Elesia, ancora riesco a dirlo. Di Laura, il nick naturalmente è tutto sotto, e di lei mi fido, mi piace molto come parla, nei minimi dettagli, anche nel suo blog, quindi mi piace.
torna a fare video su. E poi 8RS9, mi piace anche lei, anche lei è molto dettagliata nelle review, nelle recensioni, come Miss Frizzantino 87, a me piace tanto come descrive le cose, come insomma si propone, mi piace e mi fido. Poi 6, chi secondo te ha una buona sicurezza di sé? Allora, io ho messo aspettate, Ale Loves Makeup, Alessandra, perché in tutti i suoi video comunque la vedo molto molto sicura. Poi non so se sarà così veramente nella realtà, però io nei suoi video la vedo sicura. Sa stare dietro una telecamera, una fotocamera, non lo so. Mi piace, quindi io la credo sia molto sicura. E poi ho messo Lady Misha 83, molto molto brava, e anche come recensionista, come tutorialist, ha tanti interessi e la vedo molto molto sicura. 7. Se potessi essere la migliore amica di una persona su YouTube, chi sarebbe? Allora, io ho messo per prima di nuovo Lady Misha 83. Perché mi piacerebbe essere sua amica, visto che la vedo diversa da me, nel senso è forse il contrario di me, visto che il contrario di me sarebbe un bel contrasto e quindi potrebbe essere la parte mancante mia e quindi andare d'accordo, chi lo sa. Altra persona che mi piacerebbe come migliore amica è come Marilena, anche se è già una mia amichetta, Miss Frizzantina. E poi ho messo Emanuele Castelli, Lele, perché non ha peli sulla lingua, ti dice quello che pensa, è sincero, anche se a volte può essere duro, però io amo la sua sincerità. Poi mi piace perché è molto spontaneo e quindi mi piace veramente. Lui lo sa perché gliel'ho già anche detto. Chi ha il nick più carino? Allora, io dico Ziminettina perché è un nick che mi sta molto molto simpatico. E poi lei è bravissima, è nuova, diciamo, di questo mondo, però è veramente veramente brava. Partecipa a un sacco di concorsi, ha fatto un sacco di video tutorial con questi colori veramente wow, così bellissimi. Poi lei è molto simpatica e il suo nick è favoloso e mi piace perché comunque parla di lei. Poi, chi è la persona più realista con i piedi per terra? Io ho rimesso Marilena, Miss Frizzantina, penso che lei sia veramente una con i piedi per terra e in gamba. Con chi ti piacerebbe fare shopping? Allora, mi piacerebbe fare shopping, vabbè, con tutte le mie amichette. Un'altra è Lucy dello Star, perché comunque lei nei suoi video fa vedere sempre i suoi, insomma, i suoi acquisti anche nei mercatini, nei, come si chiamano, quelli mercatini dell'usato, e cerca sempre qualcosa di interessante, e quindi mi piacerebbe veramente fare shopping con lei. E poi è simpaticissima, veramente mi piacerebbe tanto. E poi ho messo Fly 80 full perché veramente lei ha uno stile che mi piace tantissimo. Poi, che hai guardato fin dall'inizio? Allora, se è fin dall'inizio, nel senso dall'inizio di questa YouTuber, sono due, e sono Singerman Melania, che praticamente l'ho vista crescere, è diventata bravissima nei suoi make-up, e Michelinia, perché so che ha iniziato a fare video da un mio concorso, che era, se non mi ricordo male, era il concorso della maschera, non mi ricordo. Comunque, ha iniziato da me, quindi l'ho iniziata a seguire perché è veramente brava e quindi ho iniziato a seguire lei dal suo inizio. Invece dal mio inizio, vabbè, i soliti Clio e Make Up Delight, quindi Giuliana,
Ma ho iniziato, diciamo, a seguire DFG Makeup, che poi non si chiamava così, si chiamava solo Dead Flash, qualcosa del genere, Mercy comunque. E ero veramente affascinata dai suoi make-up perché era, cioè, ed è bravissima e mi piace il suo stile, pur non avendo, se non sbaglio, adesso posso dire anche una cavolata, ma penso che lei non abbia fatto mai un corso di make-up e è favolosa. Poi, con chi senti una particolare connessione? Chi è la persona più simile a te? Allora, più simile a me anche per interessi e per tante cose che comunque ci accomunano aspetta, Nuro Real 13 Betta. Betta è favolosa e mi piace tantissimo, la trovo molto molto simile a me, appunto come ho detto anche negli interessi e poi mi piace anche come parla, è favolosa e mi piace. E quindi trovo molta affinità con lei. Poi. Chi è il sorriso più bello? Allora, il sorriso più bello secondo me è una mamma. È una mamma di tre bambini, ha partorito da poco. E il suo nick è NatFB. Sì, NatFB. E che poi non so se si dice Natalie o Natalia. Natalie è bellissima, questo sorriso veramente veramente dolce e, mi fa star bene, mi piace. Poi chi è la stanza più bella? La stanza mi piace quella di Bluebeam con viola, con le cose appiccicate, mi piace. 15. Chi vorresti come sorella maggiore? Allora, visto che comunque non sono tanto giovincella, mi piacerebbe avere come sorella Mommitubo Moira. Moira mi sta molto 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 simpatica, mi piace, e mi piacerebbe essere, diciamo, sua sorella, non, lei è maggiore solo per età di pochi anni, e poi perché ha due splendide bimbe e sarà zia, quindi chi impari sempre qualcosa. Vabbè, le grandi guru americane, le grandi guru italiane, c'è sempre da imparare e anche Shannera, mi viene male il tuo nick, perché comunque ha sempre delle idee creative, originali, che sono molto utili. E l'ultima domanda è chi crea i video più creativi? Allora, Makeup Delight, vabbè, sempre simpaticissima. Ma anche, diciamo, Christian, Shiva Queen. Shiva Queen è fantastico, mi piacciono i suoi video. Peccato che non li stia facendo più, mi dispiace tantissimo. Mi divertivo tantissimo, mi faceva sempre morire con i suoi urletti, le sue interpretazioni. E quindi, niente, dico sì, questi due. E basta, ho finito. Mi sto guardando tutti questo tag perché mi piace, mi incuriosisce, si scoprono sempre canali nuovi. E basta. Un bacione. Ciao ragazze, ciao a tutti.